vedere di essere messo alla prova più che altro e scoprire come andrà a finire. Ci manca ancora un livellone e prima del livellone una boss fight e poi ci saranno tante boss fight, quindi sarà una corsa contro il tempo, ma non abbiamo fretta, se non ce la facciamo oggi, ce la facciamo la prossima, quindi non vi preoccupate che ce la faremo ad andare in live, ce la faremo sicuramente, cioè scusatemi a finire il gioco, se non è oggi è la prossima volta, ma ce la facciamo. Allora, continua. Continua per forza. Non ci rimane altro che continuare. E chi vincerà? La volta scorsa abbiamo finito con Cliffhanger. Raiden contro Jetstree Sam. Ci siamo, eh? Una battaglia da non perdere. Questa è epica. Mannaggia. No, davvero è una battaglia del secolo questa. Contro un villain fighissimo. È dello scontro decisivo. Dai, Jetstree Sam. Io sono Jack Lone Max e sono qui per condurvi all'avventura, all'azione più sfrenata. Ok. Dai, che ci siamo. Non possiamo arrenderci ora. Vai giù, assaggia la labarda. Ok. Ho sbagliato i tempi. Aia, mi ha preso. Dai, un braccio sinistro, dai. Ok. E abbiamo preso un braccio, mica male. La spada, volevo dire. Fammi divertire, Jack. Ciao tizio, no, il tizio Link, l'emozione vera, grazie tizio, che emozione, mamma mia il tizio Link, durante la boss fight più epica del gioco, ma grazie, grazie, ciao tizio, ok, vediamo di vincere questa, questo qui è un boss pazzesco, non si scherza con lui, mi lacrima l'occhio, sì, veramente, è peggio delle cipolle, incredibile, grande, oh, grazie, grazie. Preferisco uno solo, ma anche due, guarda. Due occhi che lacrimano, veramente. Che emozione il tizio Link. Con tutti i contenuti di tizio. C'è l'allarme bufera. Veramente c'è la bufera in arrivo. Il PC si è aggiustato. Oh, mi fa piacere, buone cose. Grande. Mi dice patetico questo. Cosa vuole da me? Siamo in una boss fight epica. Dai, dai, dai. È quasi andato. 43%. Lo vedete in basso a destra la sua vita, Sam. Ci ho messo sopra il remote play. Oh, grandissimo. Ora puoi divertirti almeno. Bravo, bravo. Attenzione. Quadrato, quadrato. Sono più veloce io, vero? Sì, più veloce. Dai, 37,6. Streamlab 10 di CPU. Buono, buono. Direi che adesso sta funzionando bene. OBS mi occupa l'intera. Sì, strano però, strano. OBS dovrebbe essere più leggero. Aia! Ma fa male questo qua. Ah, ho capito, va di velocità. Mostrami in cosa credi realmente. Mamma mia, che bel boss. Dai, diciamo, cioè, dai, che lo stiamo danneggiando. Non gli faccio niente. Di buonanotte, no. Alcuni attacchi sono imparabili, eh. Dai, che l'abbiamo scoordinato. Non è leggerissimo, poi mi serve pure il remote play. No, infatti, il remote play è molto più pesante di una capture card. Io, e poi ha un sacco di problemi, a volte lagga la qualità. Non te lo consiglio il remote play. Ti consiglio una capture card. Play veramente non è un servizio buono, te lo dico perché l'ho usato per un anno e dava un sacco di problemi a me e a tanti altri. Siamo passati tutti alle capture card, lo uso molto perché. Dai, che ci siamo, dai, che ci siamo. 4,4. Dai, dai, dai. Tizio, mi fai un punto esclamativo top per cortesia? Per vedere la top di questo mese? Mamma, di nuovo lui. È ora di finirla, dice. Ok, e
La ricreazione finita. No, ok, grazie, fa vedere. È una bella classifica. Dove sei tu, tizio, che sei sempre attivo? Ma sei quinto, grandissimo. Oggi arrivi quarto. No, sei terzo, cavolo sto dicendo, scusami, ho sbagliato. Terzissimo. È intanto sbudellato. No, il nostro Jetson Sam, poverino. Poverino. Non lo so, non lo so. Quando arriva lo saluto. Attenzione. La seguente diretta contiene tracce Eccolo di qua, tizio. è ferito ma gravemente. Si salverà? Credo di no, penso che muore. Dopo una ferita del genere, cavolo sopravvive. E se ne va con la spada. He's dead, lo so. Non aveva molti miglioramenti cyborg, ma pensa a te. Necessario ucciderlo? Ma non bisogna parlarne sui canali, non si può parlare di una cosa esterna. Ho capito, ma non bisogna parlarne, tizio. Sono affari privati. Scusa, solo che non voglio rischiare di essere tirato in mezzo. Comunque sì, bisogna sempre comportarsi, seguire le regole. Quello è necessario. Sa pure mio nonno che affari privati, lo so, lo so, lo so, lo so. Però non voglio essere quello che parla alle spalle di nessuno, guarda. Bloccata con ID. Una Blade VT7 ad alta frequenza. L'efficacia del potenziamento è direttamente correlato alla qualità dell'arma. Abbiamo l'ultima arma. Saruman, te lo metto io. Tranquillo, te lo metto io. Armatore anonimo! È alle isole Cayman, è alle isole Cayman. Di godersi la villa di lusso. Isole Cayman. È ricco donatore anonimo, villa di lusso. Ho letto. È alle isole Cayman. Vediamo, chissà, magari tornerà. Magari tornerà. Ciao bro, come va? Appena sconfitto Jetstream Sam, vedi come inizio oggi, presto oggi. In sti giorni? In sti giorni, tizio? Magari oggi? Magari oggi? Sai com'è? Ah, il jet supersonico può arrivare dalle isole Cayman all'Italia in 2 secondi, in 10 minuti può arrivare. Quindi chi lo sa, chi lo sa. Zandazzo! Valutazione. Dai, potrò. E non taggare me, non c'entro niente. Non torni oggi, mio tizio, sono 4 euro. Ah, un attimino, Ok, vediamo un po'. Avanti, pubblicità, pubblicità, veramente? Streno, streno. Che strano, non è il momento. Non dovrebbe scattare adesso, dovrebbe scattare fra 10 minuti. Comunque, allora, abbiamo nuova arma. Ecco qua. No, questa. Dai via. Insomma, speciale. No, c'è solo queste. Abbiamo la forza dell'alabarda, non ci abbiamo abbastanza, non ci basta. Abbiamo abilità, dai, abilità, abbiamo tutto. Ah sì, tranne il downburst. Ok, boh. Adesso basta, abbiamo tutte le abilità, tutte le abilità. Eccomi, donatore. Ma avevo risposto, ho detto che potrebbe tornare, ma sono quattro. Sono soldi, sono soldi. Comunque, vediamoci la scena intanto. Nel frattempo, vediamoci la scena. Aspetta. Cosa succede lì? Bel fumetto però. Stranger. Hey, you're looking good.
Senti come ride. Senti come ride. Saruman, non è Saruman. Sapete chi è questa? Sapete chi è questa? Questa qui è Sanni. Ah, questa qui è Sunny di Metal Gear Solid 4. È la ragazza che avevamo salvato con Raiden, quindi la conosce bene, ma è cresciuta ormai. Cresciuta un po'. Non tanto, ma un pochettino. Cos'è sta musica epica? Di motore ibrido Lace. Controller che vibra. Ok. Spegnere i cellulari. No, non spegnete i cellulari. E che è un sottomarino? Sì, è una base, un mega hangar. Ma mi sta vibrando il controller tantissimo. Accensione! Guardala qua, la nostra Sunny. Quindi dobbiamo andare velocemente dall'altra parte del mondo, altrimenti boom, succedono cose brutte. Il controller sì, ma così è peggio di quello della Play 4, è peggio, è peggio. Ma che roba, incredibile, non si sente. Siamo andati su, Sunny tutta contenta. Oh, Raiden kawaii. E quello continua a leggere. Continua a leggere il magazine. Sta facendo un po' di pubblicità, penso a quel magazine lì, credo che non sia fittizio, non so cosa sia, ovviamente, ma è comunque un magazine. Va bene, andiamo avanti. Base aeronautica di Shahbazad, Pakistan. Siamo in Pakistan, finalmente. Attenzione, la seguente... L'ultima zona del gioco, l'ultima. Pensate che per quest'ultima zona ci vogliono circa 2 ore e mezza, quindi ci daremo dentro al 100% delle nostre energie. Ecco qua, o la va o la spacca. Grazie per il tizio Link. Un'emozione. Non me l'aspettavo, guarda, un colpo di scena il tizio Link. Però ogni tanto fai anche il mio Discord, mi raccomando, che guarda, di far crescere la comunità. Piangi, sì. Grazie, è bello, che emozione il tizio Link. Ok. Anche Telegram, ragazzi, siete benvenuti. Il primo link è una bella per chiacchierare insieme, il secondo per le notifiche, è un SO. SO te lo faccio io, SO te lo faccio io, tizio. Permettimi almeno di farti l'SO io, mi sembra giusto, il mio moderatore. Molto piacere. Vediamo avanti, cosa succede? Checkpoint, oh, ultima missione. Oh, andiamo veloci, veloci, veloci non si può però. Dai. Dai, ci siamo. Qui c'è da fare stealth, ci riesco? Oh, cavolo, ci riesco. Elimina tutti i nemici. No, direi che non si può fare stealth. Elimina tutti i nemici. Proviamo a fargli le spalle. No, niente. Ignoriamo. Va che roba. Quanti sono? Ma cosa vogliono questi? Fai un audio tipo Lizio Link 2. No, il tizio Link 2. No, non posso mettere. Non posso centrizzare tutti i sound su un utente singolo. Dovrei farlo per diversi utenti. Sto sempre pensando di farne uno su Alex e non so come farlo. Prima o poi. L'ho fatto per te, l'ho fatto per Cla, l'ho fatto per Coin. Mi mancano tutti gli altri. Se ne vorrà un po'. Va bene, abbiamo completato sta zona. Pip pip. Chiamata. Non affiliati. Ah, attenzione. La seguente diretta contiene tracce di Alex. No, quella è esclusiva di Tizio. Quella non c'è nulla. Oppure, no, è arrivato Alex. Una cosa del genere, tipo.
Sarebbe perfetto. No, è arrivato Alex. Boh, però va bene tizio, non troppo, basta tizio, li commuovo, ma troppe volte diventa spam, lo spam è dannoso, dà tanti fastidi lo spam. È arrivato Alex, tizio pronto a lavorare, quello veramente, ma lì c'è da sudare, quando arriva lui, delle sudate clamorose. Hai ragione, tutto un altro colpo sicuro. Colpo sicuro, mi piace quando dice così. Sono morti probabilmente, che allegria. Grazie per i morti, grazie. Veramente, tutti morti qua. Attenzione, eh. Ok. Sono tutti morti, tutti morti. Non sarebbe difficile tenere cose nascoste. Ecco qua. US military. Sono militari, ma sono americani. È arrivato Alex, pronto a lavorare. Avevo già letto sto messaggio, che strano. Yoga e fitness, grande coach, la leggenda, l'icona. È il coach, mamma mia. Che potenza il coach. Boh, andiamo nella base, se mi lascia. Vai alla torre di controllo. Provo a fare la stealth, se ci riesco. Non ci riesco, ma ci provo. Oh, la top 20, mamma mia, non l'ho vista. Allora abbiamo se fai top, facciamo così top 20, non so neanche se siamo in 20, ma no, non me la fa fare, che disgraziato. Allora, eccola qua, Risio Coin, tizio Lea Chan, Angolo Video Game, coach Yoga Fitness, poi c'è Splatter Kevin, la leggenda, io sparirò dalla classifica, Jack Leon Error pure. Siamo lui e il bot del chatbot, ovviamente sta sempre connesso, quindi live, altrimenti non potremmo avere sta classifica. Alex Gali, 152. Il Commander Root. Ah, mia tizia, c'è Commander Root, incredibile, che leggendone. Il famoso comando che se sbagli qualcosa cancelli tutti i follower. Gedo! Che è andato. Mi toccherà schiacciare tutto. C'è ancora questo qua che è forte. Non mi piace questo, è fortissimo. C'ho la modalità dei Ripper. E questo è cattivo. Dai, non fammelo sprecare. Ma porco cane. L'ho sprecata così, veramente. Vai, facciamo. Guarda come lo taglia. Ma come tagliuzza. Mi fa male, oh. Questi mi sparano. Non è messa bene la situazione, eh. 97,5. Ma pure la telecamera mi spara addosso, ma. Lo uso per levare i fuori. Ho capito, ma è pericoloso. Comunque ci si può sbagliare e cancellare tutto per errore. Sai quanti ne conosco che hanno cancellato tutto per errore? Cioè, non va usato senza prudenza. Torno subito, va bene. Tornia. Ok. Dai che ci riusciamo, dai. Non va bene così, dicono. Non va bene, no? Dai che ce la facciamo. Niente, 42,5 di vita. Va male. Oh, l'ho fallita. Che cavolo. Braccio sinistro, cosa me ne faccio? Del tuo braccio sinistro? Ah, te. Perfetto, recuperiamo vita. 160 al massimo. Va bene così. Siamo nell'hang. Schiviamo i nemici. Andiamo su. Tanto non è che devo eliminare tutti. Mi interessa. No, mi ha visto. Questi sono tosti. Non è per niente facile sto pezzo. Bravissimo, Raiden, vai. Assisti. Porco cane, lo colpisco. È davvero dura qua. Che velocità. Ma non posso colpirgli le braccia? Mi sa di no.
infettato di robottoni. Ok. Dai che ce la dobbiamo fare. Ciao Coin! Oggi siamo una corsa contro il tempo per finire il gioco. Jet Street Sam se n'è andato all'inizio. Le puoi tagliare con la katana? Ci sto provando, ma non si stacca. Ci ho provato. Vada, eh. Adesso sì, adesso sì. Adesso posso. Faccio uno sottautino al Coin. Al leggendario Coin. Ok. No, anche questo, vai. E due. Zangetsu. Ok. Fatta. Facciamo una boss fight tutti insieme ora che ci siamo? Siamo qui, siamo numerosi. Siamo qui, siamo numerosi. Dai, che ce la facciamo, ragazzi. Posso romperla? Sì, posso. Allora andiamo via da qua. Verso la gloria. No, attenzione, bisogna evitare la telecamera. Ho sbagliato. Ok, così non ci becca. Grazie. Ma di cosa, Coin? Non ti ho ancora detto la cosa bella. Che Coin oggi... Ciao, Gasmison! Che bello vederti. Siamo alla parte finale. Dopo Jet Street Sam possiamo andare all'ultimo... Questo è l'ultimo livello del gioco, ma sarà lungo, eh. Vi assicuro che oggi, veramente... Ho visto una playthrough di quelle perfette ed erano 2 ore e mezza piene. 2 ore e 25 per arrivare alla fine. Perciò, figuratevi... Capite perché sono partito prima oggi. Attenzione, sarà un bel pomeriggio. Ho tardato, ho avuto un ma come è tardato? Sei arrivato prestissimo, Coin. Cosa dici? È prestissimo, Coin, ma non ti preoccupare. Ma come è tardato? Ma vai tranquillo. E taglia gli ste braccia. Non gliele taglia. Vedi, non gliele taglia. Anche con questa modalità katana. Non gliele vuole tagliare. Come va, Gasmison? Come stai? Giornata retro gaming play 3, visto. Ci tengo tantissimo io. Ci tengo. Sto studiando che... HTML, bellissimo! Qual era la cosa? Visto che l'ho studiato un po' anch'io. Qual è? La connessione ai server? Ah no, server sono PHP, HTML è la scrittura praticamente. E per la connessione ai server devi studiare PHP. Quindi dimmi un po', magari ti so aiutare, secondo me. Il video. Ah, la tag del video HTML. Beh, dovresti usare la tag di default, quella che ti dice per inserire il video. Ma era giusto per test. Ah, ok. Ok. Quindi parliamo la stessa lingua, se ti metti a programmare anche tu, anche se non è un linguaggio di programmazione, ovviamente. HTML. A differenza di quello che pensano in molti, non è come C++, Java... Non è un linguaggio di programmazione. PHP sì. È un linguaggio interprete HTML. Ecco qua. Andiamo avanti. E si va verso la gloria. Se poi ti piace HTML, dai uno sguardo anche a PHP. E ti consiglio Python, che è veramente, veramente fighissimo. Python. Ma è difficile, eh. Neanche io l'ho ancora imparato Python. Però, dico, è un bellissimo linguaggio di programmazione Python. Ci puoi fare anche videogiochi con quello. No, il cagnone. Lo scontro con Jetstream Sam era da voto 10, bellissimo. Adesso i nemici sono sov, ed è il boss finale. È un mezzo drago cyber comandato tipo Mazinger Z. Ah, ok, ho presente. Cavolo, sono presente. Ma me l'avevo giocato ai tempi, non me lo ricordo più. Copiando un link di YouTube non partiva il video. Strano. Davvero strano. Ma se usi HTML vuol dire che è un sito? Hai un sito tu? O è un blog? Non credo che sia Facebook. Sto spaccando. C'è un tempo che si studia CSS e JavaScript. CSS non fa per me. Io non sono bravo con le cose grafiche. È difficile per me. JavaScript sì, eccolo. È arrivato il Metal Gear. Oh shit, non è il boss finale però, eh. È un drago. Perché è un drago anche questo? No, mi sa che non è ancora la battaglia. Ma questo è prima del prossimo. Vediamo un po' se arriva la capsulina. Vediamo se arriva. È lui o non è lui? Certo che è lui. Ezio Greggio. No, non è Ezio Greggio.
raccomando ragazzi, vi invito, eccolo Armstrong, deve essere il vecchio caro Raiden Jack, orologio d'oro, è il boss finale, è impossibile, ho controllato, il boss finale è lui, lui stesso, oh, tutto potente, notevole il tuo giocattolino, tutto piano finisce qui, comunque lo dovrò affrontare, lo poi sto coso, idiota. Attenzione, vi invito fortemente a seguire quello che lui dice. Alzo anche il volume. Hai da accendere? Sostenendo per imparare, aggiungi abilità nel curriculum. Fai bene, Coin. Bel curriculum ampio è alla base di tutto. Ah, ma allora non è ancora il momento di combattere, Andy, mi sa. Cioè, non lo so, tu lo sai, ma io no. 40 americani presunti morti in Pakistan. È già successo l'attentato. Oh mio Dio, no! Il piano di Marshall è rovinato. Chiedono già sangue, visto? Avete capito? Ve lo spiego se non avete capito. Questo qui è un americano importante che ha fomentato un attacco per far odiare il Pakistan agli americani, e gli americani vogliono che lo Stato attacchi il Pakistan. È solo la scintilla. Attenzione che fa paura sto discorso. È una fra le cose più spaventose. I patrioti sapevano che la guerra faceva bene all'economia. Meme. Ci hanno lasciato i grandi ismi. Nazionalismo, unilateralismo, materialismo. Meme accoglienti per chi non ha fede e chi non ha dei propri principi. Diventa parte della massa, non hai bisogno di migliorarti. Sei americano, sei il numero uno, quello che crede la gente. Conta solo il dollaro, l'economia. Bullshit. Ecco, Lea scrive che tipo. Filtrare, diffondiamo benissimo da soli, ogni uomo, donna e bambino americano, siamo figli dei Patriots. Mamma mia, se questo non è odioso non so dirvi chi. Questa recessione della caduta di Sons of Patriots, Metal Gear Solid 4 e militari, miliardi aiuterà l'economia, sì. Creatori di lavoro. Purtroppo sono cose vere, tristemente. Una piccola guerra può fare miracoli. Non vogliamo uccidere i civili. Bande senza legge, pazzi. Dice lui. Tra questi ci sei tu. Ah, vuole uccidermi, ovviamente. Non vogliamo testimoni oculari. Lo so. Si combatte? Urca, è già ora. Eccolo. Metal Gear. Mosso cavoli, Mario. Dai, che ci siamo. Ci siamo! È gigantesco! È gigantesco! Pum, 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 pum. Bella musichetta! E mo che gli colpisco! Ferma l'Excelsius! Oh, mamma, l'ho preso! Sarà tosto, eh. Ecco qua. Vai. 87% sono solo le lame, ci tengo lì. Non penserete mica che lo stiamo vincendo. Okay. Combatti da uomo. Da uomo contro un Metal Gear. Normale.
Povero Jack. Dov'è? La lama? È questa? Ma no, non lo colpisce. È finita Jack. Ma no, io l'ho parato io. Ma porco cane. L'ho colpito appena appena. Ma porco. Oh, così ci raduno. Ok, ci stiamo difendendo. Dai, 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 dai. Ok, 73%, dai. Cosa mi vuole fare? Porco cane, ma conto metà vita. Dai, dai, 70, 70. Taglia, 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 taglia. Dai, che ci facciamo? Dai, che ce la facciamo? Dai, che ce la facciamo? Taglia, taglia, taglia tutto, taglia. Dove devo andare? Qui sopra? Che succede? Taglio qua. Ok, abbiamo distrutto un pezzo, dai. Checkpoint. Ora si raggiunge. Prima metà è andata, dai. Vai, oh mamma. 49,6. Te lo buono. No, sono tornate le lame. Cosa ci fanno questi? No. Non posso affrontare anche questi, dai, è impossibile. Recuperiamo la vita, ecco. Oh, meno male, è uno. Urca, mi ha colpito. C'è anche questo di cui occuparmi. Aia. È stato distrutto dal raggio di sole. Sbagliato. Mi fa malissimo. Ce n'è un altro? Ma basta, quanti ce ne sono? Vai. E due. C'è questo. Vai, vai, insisti, 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 insisti. No, no, no. Lo zio Sam ti vuole morto. Che allegria. Posso colpirgliela questo braccio? No, non posso. Devi temere la rabbia degli USA. No, non è vero. Vai, 42%. 41, 39, dai, dai. Abbiamo una forza incredibile su questa labarda. No, anche questi di nuovo. No. Ma di nuovo me li ha distrutti lui, questi. Che cavolo. No. Non posso curarmi con questo. La uso. La forza. Se non la uso sono game over. Ancora questo. Distrutti. Queste battaglie sono epiche, eh. Mano.
Dai, colpiamo, colpiamo. 22, 23, dai, 20. Ha preso. Posso? Dai, ci siamo. Di nuovo, taglia, 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 taglia. Ok, è andato, questo è andato. Posso andare su, vero? Devo arrampicarlo. Ok. È andato anche questo. Vai. 9,6, dai. Checkpoint. Mamma, non è ancora finita. Abbiamo preso per il... per la spada, credo. Non so come chiamarlo. Non è ancora finita. Ok, staccato anche questa. 4,6, dai. Mamma, pesantissimo. Te ne andrai col botto? Ok, evitata. Dai. Mi fa uno sconto leggermente impari. Vai. Vai. Sbagliando qualcosa? No, è giusto. Mannaggia. Stiamo distruggendo. Ciao Nico, stiamo combattendo un Metal Gear con un pezzo di Metal Gear. Dovrebbe bastare, credo. Sì. Questo ciao Nicole, adesso faccio lo shoutout. Giocone. Un gioco pazzesco. Vero, 0-2. Data, andata. Che battaglia. Ciao Nico, come stai? Buona giornata anche a te. Grazie Coin, scusa ti ho anticipato. Avevo appena finito la battaglia. Bene, stiamo provando a finire un gioco lunghissimo e siamo solo all'inizio. Abbiamo appena sconfitto il Metal Gear, ma adesso arriva il boss finale. Fa paura il suo discorso quanto è realistico. Dice delle cose allucinanti. Hanno fatto un attacco per far arrabbiare la gente americana contro quel paese, praticamente. Così da convincere la gente a infuriarsi. Qui diluvia, e diluvia anche qua. E i prossimi non riuscirò ad andare al cinema. Diluvia, diluvia, Nico. Oggi è proprio una giornataccia come tempo, ma il tempo è bruttissimo. Spero che stai bene, Nico. Attenzione, abbiamo distrutto tutto, grande. Veramente un grande raid. Mi raccomando, ragazzi, seguite Nico. Stasera che porti? Gran Turismo o Judgment? Ah no, Bazzate Night, è giovedì. Bazzate Night con Luke Albarn, vero? Grande, me lo sono ricordato. Ci tengo. Che vabbè, le battaglie picchiaduro sono belle. Guarda che ci spacca la faccia, attenzione. Queste sono solo una sequenza, poi andremo avanti. Sì, oggi abbiamo fatto un buffet per il pensionamento di una collega. Bello, bello. Esatto, Mazzate Night. Sono contento, Nico. Veramente, alla grande. Sono fiero di te. Da quando sei affiliato ti sei scatenato. C'è una cosa bella. Non sono quei bollaccioni fighetti. Potrei spezzare il presidente in due. Ah, vabbè. Non è che il presidente sia muscoloso. Quello che c'era prima, magari... aveva il bel fisico corazzato, ma questo è uno scheletrino, poverino. Ta 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 ta. Ma cos'è la musica Terminator? Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Cosa sei tu? Perché non ti fermi e provi a scoprirlo? E qui siamo, per chi ha giocato a Persona 5, Rivers in the Desert. Rivers in the Desert qua, è Rivers in the Desert. Rivers in the Desert. Ci siamo, eh? È il momento, è il momento. L'ispirazione di un certo boss di Persona 5. E non faccio spoiler. Questo è il momento. Ma mi fa malissimo Armstrong. Mannaggia.
un gioco da ragazzi. Hai pugni di acciaio. Addirittura. Qui staremo tutta la live su sta battaglia, eh. Rendetevi conto. Top sinfonia, sì sì. Might is right. Il potere si fa tutto. Altro dopo. Ma dai, switching music, Adam Cole. È Adam Cole, in realtà è Adam Cole lui. È già finito il primo pezzo. Bel coltellino, non è un coltello. Me l'ha rotto, me l'ha rotto. È cattivissimo Armstrong. È proprio Armstrong, forte di braccio. Veramente. Sì, ma qui sta diluviando, mannaggia. Siamo feriti. Miracle Blade, veramente. La Miracle Blade, me la ricordo. Wow, che pugni. Il solito politico. Grandi promesse, ma tutto fumo. Cosa? Fa ripartire l'economia. Oh, guarda che Armstrong è un fanatico estremo, eh. Tutte strunzate. Tutto gioca nel morto, solo 8 soldi. Dice. L'indice di linea. Oh, ma Nico, ho messo una notizia sul gruppo. Ma cos'è che c'è in Lombardia tutte ste epatiti? Ma proprio dalle nostre parti deve arrivare l'unica epidemia di epatite che c'è in Europa. Ma porco, cane. Se l'America è finita, tu sei un altro verme che si ciba del mucchio. Oh, ci dice la verità. Ho messo la news sul gruppo. Hai ragione su una cosa. Ho bisogno di un capitale dei voti. Vuole diventare presidente. Signor presidente, ho un sogno. Ehi, non citare Mal, non citare Martin. Ogni persona possa controllare il proprio destino. Una terra dei veramente liberi. Governata dalla forza, non da comitati. Ma veramente i comitati servivano per abbassare la forza. Ma tra l'altro 2 mesi fa sul Mantovano c'era un caso di avaria. Ah, meno male che hanno battuto l'allenamento. Meno male, pericoloso. Forza e la giustizia. Ma io sono vicino a Pavia, come sai. Cioè, un po' sopra Mortara, quindi. Ecco, vicino alla Lomellina, quindi. Avvocati impotenti e burocrati cacca sotto. Si stanno caccando sotto. Internet vomita notizie, gossip sulle celebrità. Sta cosa c'ha ragione. Alcune cose che dice sono giuste, altre sono assurde. Salame d'oca. Potente. Fuck the media. Fuck everyone. Non c'è modo di salvarla, ma non è vero, ma povera America. Ma mi dissocio. Twitch, io mi dissocio da quanto è appena stato detto, eh. Evoluta ma indomabile. Evolution! I più forti prospereranno. Tu sei forte perché ti sei maxato. Max, io non trovo più sì di vedere film in stream. Non li uso. Io sono uno che scarica materiale per vederlo, non uso mai streaming. Conoscevo alta definizione, però. È un po' come con lo sport, non trovo più nulla fuori dalle TV tradizionali. Fino a qualche mese fa me la cavavo. Nella nuova America la gente morirà e ucciderà per quello in cui crede. Ma porco cane. Non per il petrolio. Vedete che dice delle cose intelligenti ogni tanto. E mi sta menando. Sinceramente vuole fare uno strappo per Strange. Ah, per Strange. Facciamo così. Sono iscritto io ad alcuni siti. Se esce qualcosa sei il primo a saperlo. Sto girando anch'io per sapere se c'è qualcosa. T'assicuro, Nico. Però
non escono day one di solito, però posso guardare io, mi documento comunque nel caso. Cosa ne pensi, dice? Se trovo qualcosa ti... sei il primo a saperlo, Nico. Non ti prometto nulla perché sarà duro. Non scrivo i miei discorsi. Non scrivo... Comunque, ma quanto fa paura sto discorso? Vero, Coin? Quanto fa paura? Ma anch'io Strange vorrei vedere. L'ho visto un mese fa a Spider-Man, non era 2 mesi fa. E me lo son goduto. A parte il finale che non mi è piaciuto, ma Spider-Man è veramente un bel film. Riesci a capirmi adesso? Eliminerò queste inutili guerre del mondo. Ce l'ho in DVD, fatto bene. Ma quello merita quel film. Merita davvero. Sto tizio mi sta su... Sì, è odioso, ma dice delle cose sui problemi dell'America che andrebbero fatti casi di riflessione. Non sei avido. Lo abbraccia. Lo abbraccia. Si vogliono bene, è finita bene. Sei un pazzo furio. Bat shit insane, ha detto. Ma è bellissima. Mi sa che qualche cosa censurerà sta parola che ho scritto. No, ma cos'è il Capitano Genio con quella posa lì? Dai, è lui. Ma cos'è Armstrong? La madre di tutte le frittate, Jack. Cosa ne sai dei deboli? Non sei nato povero. Non hai mai patito la fame. Combattere, rubare e uccidere solo per sopravvivere. Discorsi profondi. Tu sei sopravvissuto con la forza di volontà. Sì, vabbè. Mi prenderò la tua. Veramente lui era uno schiavo dei Patriot, perciò... Si è dimenticato il piccolo fatto che Raiden non si è fatto da sé. Battaglia. Anche questa non è la battaglia finale, ma quella prima. Oh, fa malissimo. Questa è la mia politica. Oh. Ma non posso batterlo, è impossibile. Ma poi non ho una spada? Wolverine time. Ma come si fa? Non ho neanche più la spada. Come faccio a colpirlo? Come devo fare? Wolverine, sì, Wolverine time. Vai, ora, ho capito, ora. No, devo scappare. Vabbè. Non ho neanche il menu, se ce l'ho. Neanche la secondaria, la principale, che disastro. A mani nude, non ce la farò mai a mani nude contro questo. Picchia. Mi si è bloccato il personaggio. Scappa. Vabbè, ma fa pure le onde. Non gli faccio niente, è possibile? Ammazza, mi fa danni anche se... Vai, scappa. Ma c'è il checkpoint, ok. Era normale che andasse così. Sta sputando. Ai. C'ho il potere nelle mani. Vai. Pugno veloce, vai. Mi fa pochissimo. Non si difende neanche, tanto. Dai. Menalo. Quanto sei? 85, 84. Potente, bella. No,
Oh, sequenza. Perché non muori? È troppo forte. Oh, cavolo, adesso c'è il boss finale sul serio. Aveva ragione Andy, siamo già alla fine. Ma i conti non mi tornano. Nanomachinson! Questa frase la volevo sentire. Si induriscono in risposta ai traumi fisici. È come un certo personaggio della Marvel, ma non mi ricordo chi, che si indurisce il corpo. Chi era? Sembra uno degli X-Men. Gli si induriva il corpo. Penso quello sovietico, credo. Bestia? E che cos'è Lucky di One Piece? Ma mi sto cercando di capire chi è che mi ricorda. Mitico Manu, grande Manu. Ragazzi, seguite Manu se non lo seguite ancora. È una leggenda ed è bravissimo anche su PES. A bacio di dama. E mi sta menando. Porco cane, Lucky. È veramente, in effetti. Ma chi è che aveva il corpo duro? Ah, Vergo! Ecco chi era, Vergo. Bravo, Manu. Era Vergo. Kamlin. Anche Vergo di One Piece ha la stessa cosa, l'ho affrontato in Pirate Warriors 3 e in effetti induriva il corpo e diventava così. Kamlin. Povero Metal Gear, distrutto così. Era così bello sto Metal Gear. Ci siamo quasi, eh. Ci siamo quasi. Dai, Raiden, resisti. Siamo all'atto finale. Mi vuole minare. Non solo Vergo, anche Luffy usa Lucky. Può indurire così tanto il suo corpo, Luffy? Cavolo, sono un po' indietro, io sono a Dressrosa, quindi... Cavolo. Biondino mi ha fatto dubitare intera cosa. Sì, comunque Lucky l'ha sempre usato, hai ragione. Lasceremo che il fatto decida, Wolfy. Un duello mortale che vinca il migliore. La voce di Sam. Ciao, Kla! Non puoi, non funziona, te lo metto io. Batto. Se muoio tu. Ma pensa a te. Anche da morto quel tizio è una rottura di... Grande, ciao, Kla! Ciao, Kla! Oh, grazie! 11 mesi! 12 mesi? Grazie, Kla! Grazie davvero! Tuoi punti onore! 12.000 punti! Sono 12 mesi, 12.000 punti! Vediamo com'è la top! E Kla è primo, colpo di scena, mannaggia, congratulazioni, potresti vincere una lampada del signor Red. Grazie Kla. Te tuona? Io non faccio spoiler, qualcuno di voi ha giocato a Persona 5? Potrei offrire un cappuccio bianco, una fiaccola. La farei volentieri una fiaccolata, in estate poi. Cercate i miei direttive personali, io no. Tu no, ma magari Nico, perché io non voglio fare spoiler, però chi ha giocato a Persona 5 ricorderà questo aspetto fisico di un personaggio. No, la spada la vuole prendere lui, no, la voglio io. No, una fiaccolata di esseri umani, ma magari. Emozione, mi emoziono, Kla, io non posso. E guarda, congratulazioni, hai il nuovo simbolo, stemma da un anno. Kla, te lo meriti tutto. Sembra Kasin. Quale Kasin? Da non usare nella rabbia. E io non posso far spoiler, è troppo spoiler quel personaggio di Persona 5, non posso dire chi è. Però è un boss con quell'aspetto lì. È tornato Jack the Ripper. Ah, il cartone anni 80. Kashan, ho capito chi è Kashan, ho capito quale intendi. Ho presente. Vero. Cavolo, quello è andato dimenticato, non se lo ricorda più nessuno. Bella citazione che hai tirato fuori, Andy. Congratulazioni. Fatti sotto! Ok. Io adoro la voce di Quinton Flynn. Dai.
Let's dance! Battaglia finale. Ma io non so, dovevo finirlo fra un'ora e mezza. Non ho capito. Mi mena. Tanto è difficile sto qua. 191%, scusate. You're going down. Con la spada di Sam. Vanquish ce l'ho su Play 3 da scaricarlo perché me l'avevano dato gratis. Ma ce l'ho, comunque ce l'ho. C'hai ragione, ci faccio un pensiero, bravo, bravo. Quello è un bel gioco. Ci farò un pensiero, Andy. Oh cavolo, oh cavolo. Ah, abbiamo fatto anche noi sollevare roba, eh. Eccolo, colpito anche lui. Ah. Gli abbiamo fatto dei danni colossali. Queste musiche qua sono belle. Ti voglio morto. No, vabbè, ma adesso c'è il pugno di fuoco. Cos'è? Ma cos'è quello di One Piece? Anche lui, il pugno di fuoco. Fantastico. Al frutto fuoco fuoco. Oh Sabo, datete una calmata. Ok. Il frutto fuoco fuoco. C'è qualcosa che gli dà forza? Si sta curando? Cos'è che lo cura? Ha recuperato la vita questo, no. Super kick. Ah, claro, questo è Adam Cole. Super kick. Ti è piaciuto il finale? Non l'ho ancora visto, me lo tengo perché non ho avuto tempo. Oggi ho fatto un lavoro burocratico pesantissimo. Perciò me lo tengo per stasera. Te lo dico poi, Andy. Sai che te lo commento. Te lo commento. Non mancherebbe altro. Comunque sicuramente mi piacerà. E mi mena. Io scappo. Di nuovo? Dai. Sarà dura sta battaglia, eh. Aia. Io mi curo. Cento per cento, dai. No, il fuoco fuoco di nuovo, attenzione. Abbiamo stordito? Oh mamma, dove va? No, di nuovo, sabato sarà volte con lo Duty Ghost. Hype per quel progetto, mega hype. Bello, bello. Ciao Ene, come stai? Stiamo affrontando un boss potentissimo. Siamo al, credo il boss finale, ma non è possibile perché ho calcolato che dovevano esserci 2 ore e mezza di gioco. Faccio, boh, non so perché sono già qua. Ecco, attenzione, è difficile. Mi ha preso, tosto. Bene, sì, sono un po' stordito oggi questa battaglia. Ciao Ene, comunque, piacere vederti. Grazie per essere passata. Boss finale, mi fido, me lo ricordo che era il boss finale lui. Ma pensavo arrivasse dopo. Andiamo dopo già un'ora. Vabbè, poi andiamo di retro gaming vero dopo. Facciamo. Oh, ma no, lo sta curando questa roba. Come faccio a fermarlo sta roba che lo prendo? A lui di scuro. Sicura questo. Dai. 50%, dai. Sono arrabbiato, dico. Cos'è sta roba? Pugno di fuoco.
finito? No. Un bel boss. Comunque è una battaglia finale contro il futuro presidente americano, se perdiamo. Quello diventa presidente. Senatore Armstrong. È tornato su. Stavolta non possiamo perdere. Di nuovo. Bene, grazie. Non arriva lui? Ah, forse... No, ho sbagliato. Ho perso. Cavolo. No. Boss finale. Attenzione, la fine. Siamo, La spada di Sam. Ok, gli abbiamo tagliato il braccio. Taglialo, vai. Dobbiamo tagliare tutto qua. Oh! Lo sconfiggiamo! Abbiamo vinto! Questo è Armstrong! Ce l'abbiamo fatta! No, non è finita. Magari. Attestate. Scateniamoci, ragazzi. Certo. Vittoria! Grazie a tutti, ce l'abbiamo fatta. Ah, godiamoci il finale, che sarà lungo, penso. GG. Grazie per il GG. Qui piove da voi? Forse no. L'attuale situazione prosegua, almeno per un altro po'. Meno male. La guerra continuerà come istruzione. C'era gentaccia. Abbiamo appena sbudellato il boss finale. Proprio veramente. Abbiamo infilato la spada dentro. Ciao Kevin. Kevin, te lo metto io. Ti metto una cosa per festeggiare il tuo arrivo, Kevin. Jack, Kevin, vuoi andare primo in classifica? Ok, dice. Comunque grazie ancora per la suba, Cla. Grazie davvero, Cla. Grazie di tutto. Più tardi passo anch'io da te, non vedo l'ora. Grazie ancora, veramente. Un anno di suba. Mamma mia, che leggenda. Non posso fare altro che ringraziare. Ecco come festeggiamo. È scattata! Non è... Con Sephiroth. Grazie Kevin. 22 mesi, sei vicino allo stemma dei 2 anni. 2 anni. Quasi 2 anni. Siamo spiriti affini. Guardate che morte che ha fatto. Eccolo Kevin, mannaggia. Secondo vicino al primo posto. Che leggenda, veramente. Festeggiamo. Boss fight, se volete. E questo è il finale del gioco. Non è ancora il finale, ovviamente. Finale, non finale. Sembra ieri che ho iniziato. Abbiamo iniziato insieme, a dire la verità. Ti ricordi? Resident Evil 5. Abbiamo iniziato. E non era neanche dall'inizio. Il primo giorno di live che ho fatto. Un disastro. No, devo interrompere tutto, che è successa una cosa bruttissima. Blade Murasama ad alta frequenza. La Murasama. Che c'è anche nei Final Fantasy, la Murasama. Grazie davvero. Andiamo a goderci il finale. Ci vorrà ancora un po'. Voto B, che va benissimo. A Top Story. Presidente Hamilton torna oggi dal Pakistan. Fa paura la trama di sto gioco. Hanno organizzato un attacco in Pakistan agli americani per far odiare agli americani il Pakistan. È un gioco
Ma fa paura, hanno usato una nazione reale, quello che fa paura. Tensioni, vedete, comunque ci sono più tensioni e in ogni caso non è finita bene. Unbelievable, dopo tutto quello. Esatto, dopo tutto quello che hanno fatto per fermarlo e la guerra la vogliono fare lo stesso. Almeno Armstrong non sarà mai presidente. Meno male. Ma voglio dire, Raiden, tutto quello che abbiamo fatto non è servito a niente. Beh, almeno possiamo tornare da lei che ci deve ispezionare. Eccolo là. Siamo stati approvati. Guarda, è troppo buio. Un po' di luce. Edificazione edilizia, cura degli anziani. Sfruttamento minorile, ma perché? I cervelli. A tutti quelli che lavoravano là. Operative. Le sole donazioni non coprivano nemmeno il costo di manutenzione. Impareranno un mestiere. Ma sì, facciamo lavorare ragazzi giovani. Mi sembra giusto. Cla prova, vero? Cla? Che dici? Non li mando nelle case decrepite. Li facciamo lavorare, ma sì, ci avranno 12 anni e li mandano a lavorare, ma sì. E ha buttato giù il caffè. Un'applicazione pacifica per tutta la mia ricerca. Ma perché? Da quando ti importa? Come va la nostra nuova recluta? Molto bene. Molto bene. Chi è la recluta? Ah, ragazzino. Sunny, dove va questo? Tanto apro il gatto. Ci siamo, eh? Meno male che è sopravvissuto con un braccio bionico, ma ce l'ha fatta. Addirittura. No, con quel piede. Si aprono gatti. No. Sì, si aprono gatti. Corretto. Abbiamo aperto il gatto. Ah, coin, sembrano cose brutte, invece sono cose belle. Pazzo mondo, eh. Sì, le ha detto, you are hot. Le ha detto, lei, ti immaginavo una vita così. Mi ha liberato anche me. Ha salvato la vita, Raiden. Gli devo tutto. Tutto? Sarà sempre Jack lo squartatore. Ho visto un tubo impennarsi. Eh beh. Io conosco il suo passato. Beh, lui è pieno di lubrificante, c'è il braccio bionico. Ha fatto del male a persone, ma non è Raiden che conosco io. Tra l'altro lei è cresciuta dal 4, avete visto? È cresciuta ormai. È un eroe. È un eroe col sangue di drago. Ma non credo, eh. Abbiamo completato. C'è Mario che vi saluta. Va, non è finita, eh. Andremo avanti oggi. Siamo appena all'inizio della live, eh. Appena all'inizio. Spada. E che posso dire se non una mini recensione del gioco. Un giocone incredibile, ricco di avvenimenti, bella trama. Sembra una cretinata perché c'è tutta l'action qua e là, invece è profondissima e ti parla di un'America che riparte. Ecco qua. Abbasso un po' per questione di copyright.
non voglio beccarmi lo strike con queste musiche qua. Comunque sia, veramente veramente epico questo gioco, sconvolgente, con colpi di scena allucinanti. E beh, tanto divertente. All'epoca quando uscì il gioco gli davano 7. Vergognoso, lo so, Andy. Cioè, ma non è Metal Gear, non c'è lo stealth come gli altri giochi. Ho capito, è un action, grazie tante. È un action, è uno spin-off action. E oggi invece è valutatissimo, valutato benissimo, ragazzi. Cut at will, taglia, taglia, dice, taglia tutto. Ed è stato anche bello. Adesso fatemi vedere un attimo cosa ho qua. Qua abbiamo Metal Gear Classic, Metal Gear 4, Marvel vs. Capcom 3, God of War ce l'ho anche sulla Play, perché non mica ce l'ho solo lì. 5, Disgaea, seconda. Vediamo cosa ho qua. Volete vedere un gioco stranissimo o andiamo sul classico? E scopri dei segreti. Scena. Certo, Max, i tuoi punti d'onore, ma certamente sono tutti tuoi. Ecco qua. Se vai di onore li vedi. Anche Bayonetta. Bayonetta 1 e 2 ce li ho per Wii U, che prima o poi porterò la Wii U, quindi li porterò anche quelli. Quindi sì. Devo solo collegare la Wii U con l'HDMI e provare se va la scheda di acquisizione. Ride intorno in azione. Nuova scena. Scusami, esploratore grande Max. Puoi anche vedere il prossimo rango se vuoi. Non tornerai? Spiacente Boris. Ma che i nemici che lo attaccano. Gambler pazzesco io. Ma cosa fa? Vabbè, è diventato un trafficante d'armi. Ho la mia guerra da combattere. Vuole distruggere tutti questi nemici. Vabbè, un Raiden che termina la sua carriera, la sua storia a combattere. Non so perché, perché non è ciò che... Cioè, è completamente opposto al finale del 4, che era bello. Sembra una scena al DNC, veramente. Sembra dei May Cry, veramente. E non ha senso, perché Raiden nel 4 trovava la pace, una pace bellissima. Qui invece è un Jack the Ripper, invece che il classico Raiden. Comunque, non giudico, perché è un gioco bellissimo. E la scena non è brutta. Voti bassi. Jack lo squartatore, taglia almeno 1000 nemici, 1000 volte.